Ciao a tutti, Ciao ragazzi. rieccoci sul canale finalmente, riprendiamo con dei consigli come facevamo una volta. Esatto, bello, consigli parola grossa, cioè noi vi diciamo le cose, poi vedete voi se le volete tenere come consigli o riderci sopra. Esatto, visto il tempo che è, diciamo, una merda, Esatto. in questo periodo, quindi diamo qualche appunto consiglio sul giocare e come giocare in caso di pioggia. Esatto, i suggerimenti che noi daremo in questo breve video sono su come noi affrontiamo la pioggia, argomento di attualità, e come ci si può difendere per giocare anche comodamente sotto la pioggia. Sì, anche perché molti purtroppo ultimamente in caso di pioggia sto a casa. Esatto, che non è la Non è la soluzione. soluzione. La soluzione non è Si può quella. giocare, si può divertire benissimo anche quando piove. Anzi, Quindi. in bosco, che noi giochiamo in bosco quando piove, è bello, è caratteristico, molto particolare. Chiaro, la pioggia rompe le palle, lo sappiamo, però non vuol dire che se piove si sta a casa. Esatto. Quindi come affrontiamo la pioggia? Facciamo un attimo la distinzione. Se quando arriviamo la mattina a giocare già piove, oppure se è prevista la pioggia, ma al momento non piove. Esatto. Cominciamo col secondo caso, quindi mi sono cambiato, sta per venire a piovere, non si sa, le previsioni dei guardi, però sai, è sempre un pochino il dubbio. Cosa Esatto. faccio? Parto già coperto, non parto già coperto? Sono un È il po' delle dubbio scommesse, che hanno no? tutti. Quindi cosa facciamo, Pimpos? Allora, noi cosa facciamo? Noi ci portiamo dietro fondamentalmente due tipi di giacche, quindi o una o l'altra, non tutte e due insieme. Se hai spazio sulla schiena, che magari hai uno zaino piuttosto che una sacca abbastanza importante, ci carichiamo questo, che è un parka trilaminato, che ti permette di essere asciutto perché lì è plastica e non, per cui non, come dire, non passa l'acqua. Oppure Assolutamente. un qualcosa di più leggero che è sotto Merlin, che è una giacca antivento e tiene anche la pioggia, un po' più leggera, quindi per Assolutamente. una pioggia non torrenziale, ma tiene bene anche Il la bello di pioggia. questa è che in teoria non tiene l'acqua, in pratica la tiene, e l'ho provata Più di una benissimo, volta. Esatto. diventa minuscolo, lo metti nella tasca dei pantaloni, se piove te la butti addosso e almeno non ti bagni. Infatti. Altra opzione, il famoso poncho. Assolutamente. Allora, se no ti trovi dietro sta roba qua, cioè che ha quattro difetti. Uno, fa rumore quando mi muovete. Due, siete goffi perché quando ve lo mettete, vi mettete sopra il tattico, siete goffi. Tre, se non di buona qualità, questo è Ripstone, ma se non di buona qualità, il primo cespuglio di rovi, Spacca tutto. ve lo scordate. Quattro, comunque anche arrotolato, è un sifulottone perché porta via un po' di spazio. Però ha il vantaggio che sicuramente non vi bagnate dalla Esatto, pioggia. Lo esatto. svantaggio, un altro svantaggio può essere che vi bagnate dal vostro sudore, perché Ah, facciamo ma attenzione anche certo. un'altra premessa. Dipende dalla giocata che fate. Se fate una giocata che sia un amichevole, un torneo, comunque ovviamente in movimento, anche se piove, in genere sudate. Quindi è inutile andare a coprirsi dalla pioggia se tanto poi sotto mi bagno come un Esatto, facocero. esatto. Ok? Con tutti poi le controindicazioni che ci sono, perché poi se piove, magari tira vento, prendo freddo, rischio comunque anche di ammalarmi perché comunque sono Assolutamente. bagnato. Quindi attenzione anche a non coprirsi troppo o possibilmente a prendere anche del materiale che traspira. Poi ne parleremo dopo anche sul fatto di quanto tiene l'acqua o non tiene l'acqua, però questa è un'indicazione che può Certo. portare o meno alla scelta del poncho. Se invece fate un evento dove siete fermi in difesa, in pattuglia, che dovete pattugliare 10 metri di strada, il poncho può anche andare Può andare bene. bene, sì. Sudate poco, vi protegge dalla pioggia, morta lì. E Esatto. questo è un caso. Il Esatto. secondo caso, Pimpos, invece è oggi piove, Oggi cioè piove, tutto il esatto. santo giorno. Arrivo al campo, piove, cosa faccio? Allora, anche qui dipende, un fattore è la temperatura. Cioè, in questo periodo dell'anno, cioè in inverno, tu hai anche la necessità di coprirti dal freddo. In estate fondamentalmente non hai questa necessità, quindi Esatto. anche i materiali possono essere diversi. Quella che faceva venire prima Merlin, la Wundram, questa qua in estate è perfetta, perfetta perché sotto non avrai mai freddo quando piove in estate. In inverno si complica perché se vi mettete quella o quello che vedevamo prima, un parka trilaminato o anche quello, il cushion Gore-Tex, bellissimo, sotto dovete mettervi qualcosa per il calore, cioè che tenga il calore. Qual è la cosa? Che se il cushion Gore-Tex traspira, potete mettervi sotto quello che volete. Se è intraminato e non traspira, mettete sotto qualcosa di tecnico, in modo che l'umidità cerchi di uscire. Di solito hanno l'apertura sotto la manica e questo vi permette di far uscire l'umidità. Ma Certo, dovete coprirvi sì, sotto. perché il discorso del trilaminato, ovviamente un trilaminato o comunque
un Gotesco originale lavora sicuramente meglio di una replica che Certo. costa un decimo, ha il pregio di proteggervi dalla pioggia, ma un pochino il difetto di non traspirare tanto Chiaro, quanto il chiaro. Gotex, anche se attenzione, il Gotex non fa miracoli, No. traspira, ma non è che Vabbè, certo. traspira come una maglietta, insomma, Tecnica. esatto, ok? Detto questo, alla mattina piove, cosa faccio? Se mi devo, facciamo un esempio, piove e fa abbastanza freddo, cosa faccio? Ok, allora avete delle possibilità che sono quelle di magari mettervi una soft shell, tipo questa, che non nasce per tenere la pioggia. Se la pioggia non è troppo intensa, però 3-4 ore questa giacca vi tiene caldo e vi tiene mediamente asciutti. Esatto. Se è il periodo un po' più lungo, dopo un po' inizia a cedere. La stessa cosa, anzi, molto meglio, è questa qua. Merlin? La Delta Ace o la Ace Winter Roof Pro sono ovviamente disegnate, come già sapete, già visto anche in un altro video, per essere in movimento in ambiente invernale. Tiene benissimo anche l'acqua, non è totalmente idrorepellente, ma ti mantiene caldo anche se passa l'acqua, perché le cuciture non sono, come diciamo già altre volte, non sono termosaldate, ma se anche entra una goccia d'acqua, io sono comunque al caldo. Quindi ovviamente c'è una grossa differenza fra una soft shell, diciamo, normale, dove prima o poi mi entra l'acqua, e questi prodotti. Quindi Certo. vedete un pochino voi anche, ovviamente, in base al vostro È budget. ovvio che, infatti, più il prodotto è di qualità, più sicuramente andrà incontro alle vostre esigenze. E qua è proprio la differenza, è diciamo, il cuore di quello che vi vogliamo comunicare. E le situazioni fondamentalmente sono due. Non so se piove, mi porto qualcosa come riparo occasionale, inizio già a giocare che piove. Se mi piace giocare in comfort, mi compro qualcosa di serio, se no. Mi porto comunque dentro una soft shell, un parco telaminato diciamo da stare intorno ai 100 euro e comunque me la svango. Altra scelta, altra cosa da considerare è quando parto al mattino che non sta ancora piovendo e poi arriva l'acquazzone o comunque arriva la pioggia, difficilmente sto lì a togliermi il tattico e coprirmi. Quindi quando mi vado poi a coprire con qualcosa fuori, probabilmente avrò poi il mio tattico che sarà coperto dal poncho o dal windrunner o qualcos'altro. Quindi poi sarà un pochino più scomodo andare a prendere i caricatori o Esatto. fare qualcos'altro. Sì, Viceversa, se parto al mattino che sta piovendo, posso anche decidere, anzi è consigliabile, il tattico fu il sopra, tattico fuori, tanto il tattico, anche se si assolutamente bagna, non sopra succede l'attrezzatura. nulla, quindi sarò più comodo a giocare, mi impiglierò di meno, insomma, sarà sicuramente più facile farlo. Esatto. Stessa, invece se la giocata vi permette di fare una pausa, di spogliarvi un attimo dal tattico e coprirvi, questo potete farlo tranquillamente anche nel bosco. Ok. L'ultima cosa, perché poi ve lo chiederete, sì, ma non avete parlato dei pantaloni. Allora, fondamentalmente il pantalone impermeabile rompe i coglioni, perché come diceva prima Merlin, non fa traspirare, cioè tu sudi, cioè muovendoti sudi. Io personalmente preferisco giocare con i pantaloni liberi, quindi con il pantalone libero io uso quelli della UFPro che asciugano velocemente, quindi anche se c'è una pausa di pioggia o comunque riesci a trovare un minimo riparo, pian piano iniziano ad asciugarsi. Si bagnano ma non si inzuppano. E se però volete il pantalone, anche quello impermeabile, mettete in conto che suderete di maledetta. Sì, assolutamente sì. Diciamo che il pantalone impermeabile è consigliabile a chi sta veramente tutto il tempo fermo, uno sniper, o veramente chi deve fare purtroppo magari un torneo, deve fare la difesa e sta tutto il tempo sotto l'acqua senza muoversi. Allora, in quel caso lì, come dicevamo Certo, prima, sì, beh. diciamo che è consigliabile magari coprirsi anche le gambe, altrimenti in movimento io lo eviterei. Assolutamente. Ok, ragazzi, se avete qualsiasi domanda scrivete pure qui sotto, vi metto sotto Esatto. tutti i link di tutti gli articoli che trovate Certo. oggi in questo video e alla prossima! E alla prossima. Ciao ragazzi.